Salute e benessere in Appennino. La ricchezza naturalistica dell'Appennino può essere considerata il punto di partenza per la cura della persona. Per tali ragioni, questo aspetto dovrebbe essere al centro dell'interesse di enti pubblici ed aziende private del settore del territorio, al fine di sviluppare una vera e propria piattaforma del benessere della salute. L'evento sarà incentrato su vari aspetti, partendo dalla salute come bene primario della persona, per giungere alla salute come sviluppo del territorio. Gli esperti quindi saranno chiamati ad un confronto fra medicina tradizionale ed olistica. Signore e signori, buonasera, benvenuti a Pellegrino Parmense. Il nostro Cesare sta inquadrando le bellezze di questo territorio. Pensavamo di fare questa trasmissione dall'auditorium, un edificio bellissimo ristrutturato da non tanto, davvero dato, però il nostro motto è quello di parlare dell'Appennino dall'Appennino. Questo non può essere che il posto migliore. Se ci guardiamo attorno, possiamo vederne in cima il castello di Pellegrino, la vecchia chiesa, il campanile, il Monte Santa Cristina, dall'altra parte il Monte Canate. Questo per far capire quanto l'Appennino abbia di bello da mostrare a tutti noi, ma che sia anche una fonte di bellezza, di benessere e di serenità. Ci troviamo, dicevamo, a Pellegrino Parmense, siamo in piazza Berzieri. Berzieri è una persona famosa per le terme Berzieri di Salso Maggiore. Forse non tutti sanno che Berzieri è partito da qua. Era di Pellegrino Parmense e poi è sceso e dato vita a quel grande movimento termale che ha creato le terme di Salso Maggiore, rendendolo uno dei principali centri termali italiani, ma un po' in tutta Italia. Ed è per questo che la scelta di parlare di salute e benessere da Pellegrino Parmense pensiamo sia anche una delle scelte più azzeccate che abbiamo fatto fino adesso. Ma vi introduco, scusate, devo cambiare il foglio, velocemente che cos'è Sere d'Estate in Appennino. È un evento realizzato dalla cooperativa di Aspro Rosso di Bardi, una cooperativa che gestisce il castello, abbiamo là anche il nostro stendardo del castello di Bardi e lo gestisce con grande capacità, facendola peraltro ripartire da un momento di difficoltà nato da una gestione non locale, ma fuori. Questo è per dimostrare che a volte la gestione locale funziona molto meglio che non gestioni che arrivano da fuori. È un progetto realizzato e sostenuto dal GAL del Ducato con la collaborazione di tanti soggetti come la Dallara Automobili, il Centro Studi Valceno, così come anche i nostri sponsor, Valfer Elettromeccanica, Morano Leggi, Abi Global Service, il Ghiotto, il Lions Club Bar di Valceno, il TG Parmense di cui noi facciamo parte, che abbiamo realizzato questa trasmissione, e Radio Tele Appennino e Parma, il canale 88, più famosa tra tutti come Videotaro. Io sono Giuliano, sono un giornalista di un'associazione che si chiama Parmense.net e che è nata proprio per dare visibilità ai territori marginali. Spesso la informazione, la stampa dà più importanza ai territori ricchi del nostro territorio. Ed è per questo che abbiamo cercato di dare visibilità ai territori un po' più lontani dalla ricchezza e anche da dove passa tanta gente. Ma non c'è solamente la ricchezza economica, c'è anche quella legata allo star bene con se stessi e vivere in un posto che dona serenità come quello in cui siamo quest'oggi è una grande ricchezza e qua abbiamo visto che di ricchezza ce n'è davvero tanta. E per mostrarvi quanta ricchezza ci sia, ci siamo Alicia? Partiamo poi. Quanta ricchezza ci sia, sia da un punto di vista naturalistico ma anche da un punto di vista artistico, guardate questa meravigliosa chiesa. Vi mostriamo adesso un video descrittivo del territorio di Pellegrino Parmense e poi arriviamo e parliamo con il sindaco, il primo cittadino, il nostro padrone di casa, di Pellegrino, del suo paese e del territorio circostante. Sere d'estate in Appennino. AB
Global Service a Madregolo di Collecchio, azienda giovane e dinamica, al passo con le nuove tecnologie e attenta al rispetto delle tradizioni. Vasta gamma di servizi, dalla manutenzione del verde, asfaltatura, manutenzioni stradali, servizio di pronto intervento, movimento terra, demolizioni, lavori edili, sgombero neve e lavori agricoli. AB Global Service, via Madonnina 7, a Madregolo di Collecchio. Montagna 2000 si candida a gestire le risorse naturali del territorio al minor costo ambientale, energetico e sociale possibile. Valori fondanti: garantire la salute e la sicurezza del personale, degli utenti e dei cittadini. Dare supporto alle famiglie del nostro personale per la formazione dei loro figli. Fornire un'acqua sicura e di qualità. Coprire il nostro fabbisogno con energie rinnovabili autoprodotte. Sere d'estate in Appennino. Il territorio di Pellegrino Parmense, situato nella parte nord della Valceno, probabilmente era già abitato nel IV millennio avanti Cristo. I primi insediamenti umani sul monte Pietranera risalgono all'età del bronzo. I Liguri vi realizzarono tra il IV e il III secolo avanti Cristo una necropoli, rinvenuta nel 1876 nei pressi di Besozzola. I Romani fondarono i fundi di Careno, Gragnano, Mariano e infine Lusignani alle pendici del Monte Santa Cristina. In seguito, nella zona del castello, si stanziarono i Longobardi. Nel 981 l'imperatore del Sacro Romano Impero, Ottone II di Sassonia, elevò il feudo di Pellegrino al rango di marchesato. L'ultimo marchese, Giovanni Fogliani Sforza d'Aragona, privo di figli maschi, nel 1759 rinunciò ai propri feudi in favore del nipote Federico Melilupi di Soragna. Nel 1836 Pellegrino Parmense divenne comune autonomo. Lo stemma del comune raffigura un pellegrino diretto verso il santuario della Beata Vergine Assunta di Careno. Pare che il nome della località derivi proprio dalla forte devozione da parte dei numerosi fedeli che, recandosi in visita alla chiesa, sostavano nel borgo prima di affrontare l'ultima salita. Pellegrino Parmense presenta monumenti e luoghi di interesse come l'ex chiesa di San Giuseppe, il convento di San Francesco, il santuario della Beata Vergine Assunta a Careno, la pieve di San Martino a Iggio e il castello. L'ex chiesa di San Giuseppe in piazza Lorenzo Berzieri fu costruita tra il 1914 e il 1927 in stile neoromanico, su progetto dell'architetto Tancredi Venturini. Di particolare interesse è la grande opera scultorea lignea dell'Ultima Cena, realizzata a grandezza naturale dall'artista Walter Benecchi. Terminati i lavori di restauro, nel 2011 l'edificio fu adibito ad auditorium comunale. Il convento di San Francesco fu fondato nel 1421. Nel 1999 fu acquisito dal comune di Pellegrino Parmense, che lo ristrutturò e lo adibì ad ostello. Durante i lavori furono recuperati le tracce dell'antica chiesa e degli affreschi che la decoravano.
Nella frazione di Careno sorge il santuario romanico della Beata Vergine Assunta, costruito probabilmente nel 1044 per volontà di un certo Ghirarde. La chiesa nel XV secolo fu profondamente modificata in stile gotico, mentre nel XVIII secolo vennero edificati i due simmetrici porticati esterni laterali e decorati gli interni con affreschi barocchi. L'edificio sacro fu elevato a santuario mariano nel 1902. Ogni 15 di agosto la statua secentesca della Beata Vergine viene portata in processione per benedire i campi. Nella tradizione popolare è anche considerata la Madonna dei Matti, poiché ad essa ricorrono in particolare i sofferenti di malattie che riguardano il sistema nervoso. Il santuario fin dall'antichità è meta di numerosi pellegrinaggi. Nella frazione di Iggio si trova la pieve di San Martino, edificata in stile romanico probabilmente agli inizi dell'XI secolo, ma profondamente modificata nelle attuali forme neoclassiche nella seconda metà del 1700. Il restauro del 1924 ha riportato alla luce il portale d'ingresso originario. Domina il borgo di Pellegrino Parmense il castello medievale, innalzato originariamente nel 981 per volere di Adalberto di Baden, capostipite dei Pallavicino, e ricostruito completamente nel 1198, conquistato da Niccolò Piccinino il Maniero, fu assegnato in seguito a Lodovico Fogliani, capostipite dei Fogliani Sforza, che lo mantennero fino al 1759, quando l'ultimo marchese Giovanni lo cedette al nipote Federico Meli Lupi di Soragna. I Tomelleri ne avviarono i primi importanti interventi di restauro, completati dopo il 1990 dall'imprenditore Camillo Catelli. Il castello è noto per ospitare il presunto fantasma della Dama Bianca, avvistata per la prima volta nel 1827, come riportato dai documenti ufficiali, ancora oggi esistenti. Pellegrino non è solo storia e religione, ma è anche centro di attività sportive come trekking, mountain bike, tiro al piattello, tiro a segno e altro ancora. È riconosciuta come città del buon vivere da parte dell'associazione Slow Food ed ha ottenuto da tempo il titolo di città slow. Pellegrino si contraddistingue per la produzione del parmigiano reggiano di montagna, sul territorio è prevalente l'attività agricola. L'ottima produzione del pane artigianale, prodotto anche con grani antichi e secondo sapienti tradizioni da parte del forno locale, ha consentito a Pellegrino di ottenere anche il logo di Città del Pane. Buona, seppure strettamente familiare, la produzione di salumi, realizzati ricorrendo ad antiche usanze di norcineria autoctona. E allora venite tutti a trovarci a Pellegrino. Grazie anche al pubblico, questa sera è numeroso, se qualcuno, qualche sedia in fondo c'è, se qualcuno ha bisogno di sedersi c'è modo di sedersi. Intanto grazie al padrone di casa, tanto voglio ringraziare Don Romano per averci concesso di utilizzare il sagrato della chiesa, l'ho chiamato ieri, è stato molto gentile e disponibile, quindi lo ringrazio davvero di cuore. Alberto Canepari, sindaco di Pellegrino. Cosa manca nel video che abbiamo appena visto? Abbiamo avuto già qualche critica, però vabbè, insomma, non c'è problema.
No, direi che c'è tutto, si passa dal trekking alle moto, alla bicicletta, si fanno vedere i paesaggi collinari, i tramonti, si è toccato anche la storia, quindi il castello, il santuario, il paese, le frazioni, quindi direi che il video sintetizza bene quello che è il nostro territorio, il nostro paese. Attimo che recuperiamo il microfono perché voglio fare una domanda a un'altra persona che di Pellegrino è molto esperto, sindaco per ben 19 anni, giusto? Ettore Brianti. Attualmente anche il direttore sanitario dell'azienda ospedaliera universitaria di Parma, quindi è una delle persone più importanti dal punto di vista sanitario per la nostra provincia, ed è per questo che l'abbiamo chiesto di venire qua, oltre al fatto che è stato sindaco di Pellegrino. Una domanda su cosa vuole aggiungere a questo video, non troppo lungo, No, sarò breve. Il video è molto bello, chiaramente evidenzia bene le bellezze del paese. Ci sono molti altri luoghi di Pellegrino nella parte verso il Piacentino estremamente interessanti, perché poi Pellegrino era interessato da rami collaterali della via Francigena, quindi anche l'Eremo in alto sulla Santa Cristina, che poi portava la Valcenedo. Quindi il video racchiude nel tempo che è dedicato, davvero ci dà quello che poi è il valore architettonico e anche ambientale del comune. Le faccio una domanda che ho fatto a tutti i sindaci, non mi ha mai risposto nessuno, ma visto che lei non è sindaco attualmente di Pellegrino, qual è il posto di Pellegrino a cui è più legato e che le piace di più? Ma io Pellegrino per me è la mia infanzia, quindi sono cresciuto qua, mio padre faceva medico condotto, amo veramente tutti i posti di Pellegrino, anche quelli un po' più così nascosti, ma estremamente belli e interessanti. Io devo dire che personalmente sono molto così legato alla parte del Sant'Antonio e Millepini, dove c'è questo panorama stupendo sulla Valpadana, e poi lì c'era anche un po' un rimpianto di gioventù, ahimè, nel senso che c'erano locali, c'era un famoso ristorante che faceva da catalizzatore sul turismo di Sasso Maggiore quando le terme erano davvero in espansione, quindi quello è un posto davvero per me molto particolare per tanti motivi, insieme anche a Mariano, ma tantissima, però quello mi ricorda anche non solo le bellezze ma anche l'adolescenza, insomma tutto quello che abbiamo tra virgolette combinato in quel periodo lì. Torniamo al sindaco Alberto, da un punto di vista della bellezza naturalistica Pellegrino ha tanto da offrire, abbiamo visto, ritiene che anche dal punto di vista di salute e benessere Pellegrino possa offrire tanto, e che cosa? Sì, il binomio salute e bellezza a mio avviso si sposa bene in Pellegrino Parmense. Abbiamo un territorio praticamente a impatto ambientale zero, cioè non è inquinato, proprio perché comunque non abbiamo una grossa industrializzazione e conseguentemente l'aria è buona, è pulita, e quindi insomma a livello di natura non abbiamo niente a invidiare rispetto ad altri territori. E come bellezza avete appunto fatto vedere il video, no? Abbiamo Careno, abbiamo questa splendida chiesa, abbiamo il castello sicuro privato, abbiamo alcune frazioni, è un binomio che funziona, sta un po' a noi poi cercare in questi anni di valorizzare, mettere a valore maggiormente questo binomio per cercare di renderlo più attrattivo. No, volevo correggere una cosa, allora il video era molto più lungo di quello che ti hai visto, forse qualcosa mancava per quello. Io avevo dato come tempo massimo 3 minuti, sono arrivati a 5 mi sembra, 4 e mezzo erano 8 minuti, ho detto no è troppo, quindi è per quello, quindi magari se mancava qualcosa le chiedo scusa, è colpa mia. Non... va bene, parliamo dopo, ok, mi sa che qua non torna a casa, quindi... va bene. Volevo chiedere una cosa, il Covid ha fatto riscoprire l'Appennino, la montagna e questi territori, c'è un aumento di richieste di case rustici, c'è un ritorno all'Appennino anche in questo territorio? Sì, sicuramente questa pandemia ha fatto riscoprire questi luoghi, proprio perché comunque una casa Pellegrino Parmense rispetto a una casa a Milano piuttosto che anche a Parma o in altre città ha un costo sicuramente minore. E trova spazi molto più ampi, molto più aperti, incontaminati, e quindi ci possono essere delle occasioni, ci sono state le occasioni. Una frazione, per esempio, la frazione di Igio è andata sold out praticamente, ma anche altre frazioni, Besozzola, ma
in generale si sta riscoprendo, si sta tornando. Spesso notiamo anche pensionati che, appunto, magari neopensionati che escono da una grande città, no? dalla frenesia di Milano, soprattutto in questo territorio, e vengono a riscoprire, a vivere una vita più lenta, perché qua si vive più lentamente e anche, a mio avviso, anche in maniera migliore, e stando più a contatto con la natura, appunto, e con le tradizioni. Diamo la parola adesso al presidente della cooperativa di Aspro Rosso. E fino ad oggi con Serre d'Estate in Appennino abbiamo parlato di tante cose. Questa è la sesta di 7 puntate, le altre le abbiamo trasmesse da altre zone del territorio, da Bardi, da Morfasso, da Bedogna, da Varsi e da Borgotaro. Abbiamo parlato di turismo, cavallo bardigiano, acqua, cultura, sport e oggi salute e benessere. Chi ci ha seguito in tutte queste serate è colui che ha permesso di realizzare questo progetto, perché vedete lì in alto c'è scritto Cooperativa di Aspro Rosso, infatti ha partecipato a questo progetto la Cooperativa di Aspro Rosso e il GAL ha affidato a loro questo bando e poi loro hanno affidato a noi la gestione della trasmissione. Abbiamo qua il presidente, diciamo, della Cooperativa di Aspro Rosso, Fabrizio Costa. Fabrizio, come sono andate queste serate fino ad oggi? Cosa racconta un po' il bilancio anche tu dal tuo punto di vista, visto che le ha fatte tutte lui? Beh, sicuramente come mi avete già anticipato nei precedenti interventi, ecco, intanto suggellate da cornici meravigliose. Io, vabbè, vengo dal Castello di Bardi, che è riconosciuto, però, ecco, come anticipava anche il sindaco, ma come detto anche nelle premesse, l'Appennino nostro ha tantissimi luoghi e peculiarità, e l'intento proprio della partecipazione a questo bando e delle varie puntate di questa trasmissione è proprio di creare il connubio giusto per mettere a conoscenza delle masse, ecco, di tutti le peculiarità, le bellezze e le eccellenze dei nostri territori, ecco. Io vengo volentieri anche a Pellegrini, intanto ringrazio, sono onorato di essere qua tra di voi e anche con una partecipazione così massiccia. Voglio ricordare questo: anni fa, proprio come di Aspro Rosso, siamo stati invitati dall'allora amministrazione, voglio raccontare questo aneddoto anche perché è molto importante sempre per i trascorsi ma per la storia dei nostri territori che ci accomuna. E siamo stati invitati a rievocare durante la puntata di Mezzogiorno in Famiglia, proprio in questa piazza, avevamo rievocato il matrimonio tra Ercole Grimaldi II del Principato di Monaco e Maria Landi del Casato Landi di Bardi. Quindi avevamo già messo in luce, ecco, questo connubio importante, questo legame che abbiamo con il Principato di Monaco, che poi è stato suggellato 3 anni fa dalla visita del Principe Alberto. Per chi non lo sapesse, il Principato di Monaco è diventato Principato grazie ai legami con i Landi di Bardi. Prima... Beh, sicuramente, io lo racconto sempre anche un po' giornalmente ai turisti, dico che non è agli albori della cronaca perché loro sono molto più noti di noi e di Bardi, ecco, però se sono ancora sullo scacchiere geopolitico, se uno va a ritroso nella storia, il principe Federico ha tenuto in scacco gli spagnoli con i francesi che in un periodo di debolezza volevano tentare l'annessione, ecco, quindi... ho voluto ricordarlo perché proprio in questa cornice suggestiva qua davanti, quindi è bello tornare a Pellegrino ricordando anche di questo. Tu vivi a Bardi, un paese che ha circa, poi vive in Oveglia un po' più su, a 60 km di strade da Parma, quindi la distanza dai servizi, da tante comodità che chi vive a Parma ha. Sicuramente l'aria pulita, la bellezza del panorama che godi quando apri alla mattina la finestra di casa tua, ma anche dal castello che è assolutamente meraviglioso, sono fonte di benessere e salute. Cos'altro è fonte di benessere e salute della tua vita in Appennino, perché tu vivi in Appennino? Ma io ogni tanto racconto, ecco, ho fatto una scelta di vita perché io ho lavorato una decina d'anni a Parma e poi quando ho scelto di formare famiglia sono rientrato, ecco, al paese natio e conscio ancora oggi di aver fatto la scelta giusta, ecco.
precedentemente anche negli interventi parlavamo proprio, ecco, del fatto del Covid con così una situazione così grave che c'è cascata addosso. Ecco, anche in questa situazione abbiamo capito la rivalutazione dei nostri territori. E quindi sì, come dicevi, si apre la finestra al mattino, ma da tutte le vedute della finestra uno è conscio che i nostri territori sicuramente dal punto di vista della salubrità dell'aria, ma della qualità della vita, ecco, anche per l'andamento un po' più lento, è sicuramente una scelta di vita ottimale. Dal punto di vista della salute e del benessere, l'Appennino fa la sua parte. Stato, Regione fanno la loro parte, si dovrebbe fare di più per il benessere e la salute dei territori, più servizi. Cosa ne pensi tu come cittadino? Beh, sicuramente si dovrebbe investire più sui territori. Io penso sempre anche... si è detto anche nel passato, no, questo termine, se non si cura a monte poi i problemi vengono a valle, no? Questo l'abbiamo detto anche in altre serate e l'abbiamo verificato anche poi nei fatti, perché abbiamo visto Parma quando c'è stata l'alluvione, ma sovente anche con i cambiamenti climatici. Quindi questo è un monito importante. Ecco, poi io non mi addentro di più perché bisognerebbe aprire una serata a tema, quindi dico solo questo, ecco, è un pretesto per far sì che chi governa abbia un occhio di riguardo. Io ho sempre detto il ruolo del buon padre di famiglia, ecco, che dovrebbe accomunare chi governa i territori, ma dall'alto, non dico i sindaci, perché i sindaci fanno fin troppo, ma gli altri enti territoriali dovrebbero avere questa vocazione, cioè se non previeni a monte poi hai problemi a valle, e questa è sulle casistiche di tutti i campi. Ecco, io ho voluto fare l'esempio che può essere legato al dissesto idrogeologico, però penso che questo fattore sia accomuni tutto e ci vorrebbe, ecco, questa vedutezza. Eccoci con il dottor Brianti. Ettore, 19 anni, come sindaco a Pellegrino. Di età. Ma questo no. Come sindaco di Pellegrino devo dire che io sono state tante volte, ci siamo visti anche in passato qua, e tanto di quello che vedo qua attorno arriva dai tuoi 19 anni di amministrazione di questo territorio. Tante le cose, le cariche entrano, adesso non dovrebbe entrare, speriamo le suono delle campane più di tanto. Andiamo avanti e proviamo a vedere. Mi senti comunque? Sì, sì. Ok. Tante le cose che hai fatto. Addirittura ho scoperto che sei cavaliere della Repubblica per alto merito. Su questo però mi devi dire qualcosa a te. Come hai ottenuto questa cosa? È stata per tutto il nostro ospedale, ma per il sistema provinciale. Molti degli operatori che si sono impegnati sul Covid hanno avuto questa onorificenza in tutta Italia, compreso la provincia di Parma. Quindi io sicuramente ho avuto questa nomina, diciamo, importante, prestigiosa, che però racchiude e rappresenta tutti gli operatori dell'ospedale di Parma, perché bisogna, secondo me, premiarli tutti dall'ultimo diciamo così operatore sanitario fino al direttore di clinica, passando attraverso tecnici, manutentori. Quindi è simbolicamente dato a una persona, ma rappresento dal mio punto di vista a tutti quanti. Lei è medico con all'attivo due specializzazioni, una in medicina interna e una in allergologia e immunologia. Ha lavorato e ha fatto ricerca anche a Parigi, ricerca sul territorio. Mi sembra che abbia fatto anche delle ricerche durante il periodo del Covid. Ho letto qualcosa? Ma durante il periodo del Covid l'ospedale di Parma è stato uno dei, diciamo, essendo un ospedale universitario anche, e quindi è stato uno dei luoghi di ricerca insieme a altri, ormai la ricerca non è più locale ma è mondiale, internazionale, quindi i nostri ricercatori universitari al di là del Covid sono in contatto con università di tutto il mondo e quindi hanno sviluppato ricerche rispetto all'utilizzo di farmaci, protocolli, e tutti noi abbiamo partecipato anche
attivamente anche sulla innovazione organizzativa degli ospedali, come gestisci e trasformi gli ospedali durante una pandemia che non abbiamo mai visto nella nostra storia, almeno noi personalmente. E quindi sono ricerche molto importanti che sono state pubblicate su riviste internazionali prestigiose, però anche queste rappresentano davvero tutto il mondo della ricerca dell'Università di Parma, che è prestigioso. Poi lei è stato anche direttore del distretto Taraceno, direttore sanitario dell'ASL, direttore adesso dell'azienda universitaria ospedaliera, ma ci ha tenuto a precisare che è stato anche ha lavorato anche all'ospedale di Borgo Taro. Certo, questo io parto sempre di lì, quindi qui di fianco c'ho Luca Giovanardi, che poi allora era lui direttore sanitario dell'ASL. Quindi siamo cresciuti, e poi lo diremo anche dopo, in un sistema che si stava modificando dal punto di vista dell'organizzazione dei servizi ospedalieri, non so. Io sono partito di lì, anche da Borgo Taro, e sono stato molto contento di aver sviluppato gli inizi della mia attività lì, e poi trasformandomi in quello che era un cambiamento organizzativo culturale che vedeva anche i clinici coinvolti in una quota parte in una visione di organizzazione e di sviluppo delle attività allora, molti anni fa, che si sta realizzando adesso, crescendo anche nella formazione. Quindi Borgo Taro, sicuramente ho fatto anche direttore di distretto, oltre che delle cure primarie, rimane al di là che Pellegrino e il distretto Valle Taroceno, rimane per me davvero un punto molto importante. Di cui orgoglioso. Di cui sono orgoglioso, di cui cito sempre nei miei momenti. Qual è il compito di un direttore sanitario dell'azienda universitaria ospedaliera di Parma? Beh, è un compito effettivamente molto molto importante, complesso. Tenete conto che l'ospedale maggiore di Parma, chiamiamolo così, con vecchio termine, è un ospedale, secondo ospedale della regione Emilia-Romagna, è primo per specialità all'interno dell'ospedale, quindi supera anche Sant'Orsola, è un ospedale hub, vuol dire che attira con la centralizzazione di casi molto complessi di secondo o terzo livello, ospedale universitario dove ci sono tutte le discipline che vanno dalla cardiochirurgia, neurochirurgia, passando per i trapianti di rene, midollo, quindi ha una complessità enorme perché fa riferimento a un bacino di utenze di milioni e milioni di abitanti. E questo in un contesto di circa 5.000 dipendenti, compreso gli universitari, compreso gli specializzanti, studenti di medicina, professioni di sanità. Quindi è una città nella città che va ovviamente gestita e sviluppata quotidianamente, ma anche nei progetti di sviluppo. Lei quindi comunque ha conosciuto tutto un po' il sistema sanitario della nostra provincia. E per diversi anni, per un po' di anni, insomma, diciamola così. Cosa è cambiato in questi 30 anni nella sanità parmense e parmigiana? Ma abbiamo avuto l'onore preso di aver vissuto, e cito sempre anche Luca, questi cambiamenti, perché è stato un cambiamento epocale. In questi anni qua siamo passati da un'organizzazione di 4-5 unità sanitarie locali a due aziende sanitarie, una l'ospedaliero universitario e l'altra l'azienda USL, andando a riorganizzare però non solo strutturalmente e dal punto di vista amministrativo i distretti, ma con il piano sanitario regionale si è sviluppato il cambiamento, per cui i medici che si sono organizzati in medicina di gruppo, lo sviluppo delle reti, lo sviluppo del territorio, soprattutto perché allora c'erano anche in quel periodo lì molti più ospedali in provincia di Parma, perché ne sono rimasti pubblici tre, ma c'era Colorno, c'era lo Stuart all'interno della città, c'era San Secondo, e quindi sono ospedali che si sono modificati in altre strutture, quelli trasformati e non chiusi, e sono rimasti tre ospedali pubblici, oltre che la sanità privata, molto importanti, quindi l'azienda ospedaliera, Fidenza e Borgo Taro. Per gli abitanti dell'Appennino potrebbe esserci l'impressione che ci sia stato quindi un depotenziamento delle strutture ospedaliere, sono calate come abbiamo visto, e una centralizzazione verso Parma, più o meno l'ha accennato. C'è la strada giusta, c'è qualche correzione da fare, bisogna andare così, il Covid ha insegnato qualcosa su questo percorso? No, io non c'è stato, è un sistema in rete, non c'è stato nessuno, secondo me, depotenziamento, ma anzi c'è stata una valorizzazione rispetto a come si è modificata la sanità,
perché la sanità di 30 anni fa era un conto, la sanità di oggi è una sanità dove ci sono delle eccellenze, dove c'è una complessità, intervengono professionisti che hanno una casina, e quindi è un sistema a rete. Quindi un paziente che vive e viene preso in carico Borgo Taro può trovare dei momenti di cura, penso all'alta complessità chirurgica, in luoghi in cui si opera in sicurezza e rispetto anche indicatori, capacità di volumi di attività fatte. Un chirurgo che sviluppa, ci sono degli indicatori ben precisi nazionali e regionali, sviluppa, non so, 200 interventi sull'addome, e sono 200 interventi che vengono fatti in un percorso di presa in carico. Noi lo definiamo un percorso appunto a rete, dove il paziente ha una sua collocazione e poi può ritornare nell'ospedale. E poi le equip sono ormai equip estremamente integrate. Quindi l'ospedale di Parma si integra con i colleghi di Borgo Taro, molte scuole di specializzazione si sono sviluppate anche all'interno dell'ospedale di Borgo Taro e Fidenza. Andiamo verso un'unificazione delle due aziende, quindi il tema proprio anche di quella che è l'integrazione professionale è a cuore. Quindi non credo che ci sia una perdita in questo senso qua, anzi credo che ci sia la necessità di investire ancora di più sul territorio, perché il territorio poi che si deve far carico davvero di quella che è la complessità dettata anche dalla cronicità. La popolazione invecchia, abbiamo più anziani, ci sono patologie croniche, lì devono essere presi in carico all'interno delle case della salute, e poi quando c'è la complessità importante allora si va dove c'è la possibilità di gestirla. E poi cittadino, finisco, ormai è cambiato anche il cittadino rispetto a 30 anni fa, cittadino informato, segue i siti, guarda si Google. Sposta, guarda gli ospedali, vede le casistiche, si confronta, quindi uno sceglie di andarsi a far operare anche a Londra, cioè, o anche in altri luoghi della nostra penisola, quindi sceglie e viene orientato in questo senso rispetto anche a quelli che sono i luoghi dove puoi avere la certezza di poter essere preso in carico in un certo modo. La sua presenza nei posti importanti della sanità ha fatto sì che comunque alcuni progetti che danno attenzione alla montagna e all'Appennino abbiano avuto un certo rilievo, come ad esempio la telemedicina. Come sta andando? Può essere uno strumento utile? Funziona? Cosa bisogna? Sì, no, la telemedicina davvero, siamo partiti moltissimi anni fa in questo distretto e proprio l'abbiamo sviluppata partendo dalle case protette. Vedo Giovanni Martino che allora abbiamo lavorato proprio su questo progetto. L'obiettivo qual era? Quello di non far spostare le persone, ma far spostare i referti. Quindi se tu già allora riuscivi attraverso la trasmissione di un elettrocardiogramma fatto dentro una struttura, lo trasmetti a un cardiologo di un ospedale, che può essere Fidenza, Parma, ma anche qualsiasi parte del mondo ormai, ecco, di lì tu riesci a fare un referto, non in una fase acuta, e che ti permette di razionalizzare e soprattutto di assistere a distanza delle persone, dei malati, e quindi agevolare anche quello che è la presa in carico di un sistema organizzativo clinico che è molto efficace. Adesso la telemedicina è diventata il cuore nei piani di sviluppo di quelli che sono anche i finanziamenti che arriveranno europei. Uno dei punti è proprio lo sviluppo della telemedicina intesa come a 360 gradi, che va dalla telereabilitazione fino ad arrivare alla trasmissione di immagini. Ma se noi pensiamo che possiamo trasmettere un'immagine da Pellegrino a New York, quindi una radiografia, un elettrocardiogramma, questa è la grande potenzialità che noi abbiamo. Perché un altro dei progetti in cui lei ha creduto e che ha sostenuto è anche quello della montagna terapia. Noi qua abbiamo due esponenti importanti di questo progetto. Giovanardi è anche stato un rappresentante importante della sanità, peraltro ha preceduto Ettore Brianti come direttore sanitario dell'USL, quindi anche da un punto di vista sanitario è un grandissimo esperto. Noi qua però l'abbiamo come esperto del CAI, perché è stato ex presidente da un anno del CAI di Parma. Partiamo con Donatello un attimo, perché vorrei che parlassero di questa esperienza che è la montagna terapia. Donatella Rizzi è un educatore del Dipartimento di Salute Mentale ed è referente del progetto ASL per la montagna terapia. Donatella, in che cosa consiste il progetto Montagna Terapia? Cos'è? Montagna Terapia è una metodologia riabilitativa che da ormai un paio di decenni si è affacciata anche qui in Italia e ha preso sicuramente sempre più piede.
È un progetto prevalentemente sempre, cioè, a carico prevalentemente delle aziende sanitarie, dei servizi sanitari o sociali, che ha trovato un po' in tutta Italia, perché si è creata una rete proprio di montagna terapia, come miglior partner il CAI, indubbiamente, proprio perché è fatto di esperti che vanno in montagna. Ed è una metodologia che si inserisce, nel vero senso della parola, nel percorso di cura del paziente, ma, e mi fa piacere per quello essere qui stasera, si inserisce anche in quella che poi è l'integrazione col territorio, perché comunque noi portiamo i pazienti in montagna, nelle nostre montagne prima di tutto, poi ci spostiamo anche, però preferiamo i percorsi proprio del nostro Appennino. E il progetto di montagna terapia, che è nato a Parma, è nato 10 anni fa, 11 ormai, abbiamo festeggiato l'anno scorso i 10 anni in maniera molto blindata, ma siamo riusciti insomma a celebrare questo traguardo importante. È nato all'interno di un servizio di salute mentale, in cui abbiamo, nel momento in cui abbiamo pensato di provare a trasformare quelle che erano delle semplici uscite in qualcosa che avesse appunto un valore riabilitativo. E abbiamo fatto allora una scelta opinabile, comunque un po' forte, insomma, di proporre questa attività a pazienti con una diagnosi anche importante, una diagnosi di psicosi, di schizofrenia. E chiaramente insomma era una cosa nuova anche per noi, e oggi siamo molto contenti della scelta che abbiamo fatto, perché indubbiamente è un target per il quale l'esperienza di vissuti in montagna, di vissuti all'aperto in ambiente aiuta molto. Aiuta proprio perché ci sono degli aspetti, delle fragilità che mal sopportano, diciamo, quelle che magari sono le frenesie di una città, gli iperstimolazioni, le luci, i suoni, i colori, i rumori, i frastuoni, il traffico, la gente, quell'andare lento che diceva prima anche il sindaco, cioè ecco, c'è bisogno un po' più di lentezza, c'è bisogno più di stimoli più semplici che la montagna ci offre, quindi stimoli molto basic, no? Dove c'è il cielo, la terra, gli alberi, le piante, i colori sono i colori della natura. C'è anche qualche ricerca che racconta che questa, che la montagna fa bene? Fa bene, nel senso che appunto, soprattutto per questi pazienti, queste stimolazioni più semplici sono più decifrabili. Se no, cosa succede? Che spesso c'è un ritiro all'interno delle proprie case, a volte delle loro stanze, proprio perché non riescono a decifrare tutta, cioè questa confusione di stimoli, di iperstimolazione che si trova magari nelle città, può essere più faticosa, no? Da vivere, mentre invece un ambiente dove anche tutti i suoni sono quelli della natura, il cinguettio piuttosto che il fruscio delle foglie, il vento, il torrente, sono tutti stimoli molto più semplici. Quali e quante persone, quali tipologie di persone? Sono utenti psichiatrici o anche persone? E poi quante persone avete coinvolto in questo progetto fino ad ora? Allora, tante. Sicuramente al di là delle nostre aspettative. Oggi io sì, non ho, ho fatto i conti, però insomma secondo me siamo attualmente, che vengono alle attività, tra tutti i target una 70, con poi una 60 di volontari del CAI. Noi siamo partiti appunto da un centro di salute mentale, quindi inizialmente la proposta è stata fatta a pazienti dell'ambito psichiatrico, ma dopo un paio d'anni colleghi dei servizi di dipendenza patologiche ci hanno chiesto di poter avviare qualcosa anche con i loro pazienti, e siamo arrivati poi dopo alcuni anni anche al servizio di neuropsichiatria infantile, il servizio Vallitareceno, quindi Fornovo e Borgotaro, che hanno fatto una scelta molto forte, insomma hanno dedicato tutta l'attività che facevano con i minori, con gli educatori e con i minori, all'attività di montagna terapia, quindi è stata una cosa, veramente un progetto grande, e si è formato questo gruppo che si sono chiamati gli Aquilotti, che abbiamo portato avanti in questi anni, con cui poi è stato fatto un progetto ponte anche con il CAI, con l'alpinismo giovanile, inserendo alcuni di loro lì. E l'ultimissimo gruppo nato è nato, diciamo, all'interno della neuropsichiatria invece di Fidenza,
insieme però alla psichiatria adulti, si è fatta la scelta di accompagnare in montagna ragazzi che rientrano nello spettro autistico. Quindi tocchiamo veramente un po' tutte le tipologie sanitarie. Poi, questo lo dirà magari Gianluca, la collaborazione col CAI ha aperto anche altri canali sulla disabilità, eccetera, insomma, a latere che sono assolutamente importanti. E hai parlato di utenti psichiatrici, peraltro qua abbiamo anche la Madonna dei Matti, quindi a Carreno. Il posto giusto. Nel posto giusto, poi minori, tossicodipendenti, chi è che ha tratto maggiori benefici dalla montagna terapia, dal conoscere, ad esplorare, camminare nel territorio appenninico? Allora, un po' tutti i gruppi, tutti i pazienti, ognuno per alcuni aspetti. Sicuramente al di là di tutto quello che è appunto l'aspetto dell'io psichico, c'è sicuramente una parte molto legata alla sfera psicomotoria, quindi tutto la riscoperta dello schema corporeo, del camminare a lungo. Poi i nostri pazienti spesso, soprattutto quelli dell'ambito psichiatrico, sono sempre un po' sovrappeso, fumano, mangiano così e così male, insomma, quindi è proprio faticoso. Sì, insomma, anch'io, a parte il fumo non ci sono. Quindi è veramente, cioè, pensare che magari qualcuno che prima camminava solo all'interno della propria casa esca fuori, quindi anche la libertà dell'uscire, insomma, e si mette a camminare, tutti quelli che sono gli elementi paracadute, gli atteggiamenti, cioè il tono corporeo, cioè, quindi sicuramente tutta la sfera psicomotoria. E poi l'altro aspetto importante della relazione, perché comunque in montagna siamo un gruppo di persone che cammina e facciamo tutti fatica allo stesso modo, quindi questo sveste un po' noi operatori sanitari del nostro ruolo, permette anche ai pazienti di sperimentarsi anche con persone, come volontari che nella vita magari fanno altro, no? Quindi non hanno anche quell'etichetta sanitaria che magari abbiamo noi. Quindi c'è un racconto di un ragazzo che ti ha colpito, che secondo te è significativo di questa esperienza? Perché non te l'ho chiesta. Allora, no, ce ne sarebbero tanti. Noi raccogliamo anche su un diario che noi chiamiamo invece che diario di bordo, il diario di brodo, ma comunque insomma ci sono tantissimi aneddoti, tante cose. E abbiamo anche durante il lockdown trasformato la chat che io uso con loro in un libro, proprio per far vedere che comunque, anche se non potevamo vederci uscire, rimanevamo un gruppo, no? Di aneddoti ce ne sono tanti, alcuni non ripetibili, però insomma magari vi dico solo questo, solo per darvi l'idea di che cosa può fare la montagna terapia. Può fare anche riscoprire la vera lettura di alcuni segnali del nostro corpo. Un paziente, insomma, che era la prima volta che veniva, faceva molta fatica, ha iniziato a sudare tanto, era affannato, aveva il battito del cardiaco molto accelerato, a un certo punto ha iniziato a dire ho un attacco di panico, e dico: ma no, ma perché, cosa senti? Ho un attacco di panico, senti il mio cuore come va forte. Allora io gli ho preso la mano, gli ho fatto sentire il mio, gli ho detto: hai un attacco di panico anche tu? No, stiamo camminando. Ma questo per dire che davvero, quando si è abituati che quando sbatte forte il cuore è sempre perché sto male, non ci si ricorda neanche più che può essere accelerare anche per altri motivi, anche no? Questo. Quindi recuperare questa dimensione corretta anche della lettura dell'io corporeo è molto importante, insomma, per i nostri studenti. Gianluca Giovanardi, ex presidente CAI, è stato anche, come diciamo, direttore sanitario dell'ASL di Parma. E vuole aggiungere qualcosa su questo progetto da un punto di vista sanitario? Hanno detto che non avrei chiesto niente di sanitario, ma solo di CAI. Se vuole aggiungere qualcosina, se no andiamo al CAI. No, andiamo al CAI, perché di sanitario è stata perfetta domanda. Bravissima Donatella. Le chiedevo: come avete accolto questa idea quando vi è stata proposta? Immagino che anche lei sia stato uno dei promotori di questa idea. La proposta ci è arrivata dall'azienda sanitaria appunto 11 anni fa. E tra l'altro uno degli primi interlocutori che abbiamo avuto su questo terreno è stato proprio Ettore, quindi c'è sempre stato questo gioco tra noi a rincorrerci e a lanciarci, passarci dei testimoni. E, essendo gente che va in montagna e quindi per definizione gente curiosa, la prima reazione è stata quella dell'adesione entusiastica, nel senso che era un'occasione che ci consentiva di allargare ancora una volta il nostro cerchio.
quel terribile cerchio dentro cui passiamo le giornate, dentro cui costruiamo i nostri riti, le nostre sicurezze. E allora questa sfida ci ha affascinato. Parallelamente c'era preoccupazione e prudenza, perché si cominciava a lavorare non con il compagno di gite, non con il gruppo con cui normalmente si andava in montagna, ma con dei pazienti, quindi con gente che aveva delle diagnosi importanti, delle diagnosi pesanti, e quindi era un po' un salto nel buio. E, la proposta ha avuto un duplice effetto sulla nostra organizzazione. Da una parte ha mosso all'interno di gente che era già del CAI nuove curiosità, e quindi ha fatto scoprire delle nuove attitudini, dei nuovi interessi, delle nuove attenzioni. L'altro aspetto è che ha attirato su questo progetto all'interno del CAI persone che magari andavano poco in montagna, che però hanno trovato questa carta vincente per cominciare ad andarci. Ci sono state difficoltà particolari che non vi aspettavate come operatori del CAI? O vi siete stupiti positivamente, che andava più forte di voi? Direi che difficoltà particolari grosse non abbiamo avute. Una difficoltà e un rammarico, anche se ovviamente le cose si possono sempre migliorare, che io mi trascino dietro, è che ragionando e lavorando con l'USL su questo progetto ci siamo resi conto delle enormi potenzialità che questo poteva avere per essere superato e andare verso un CAI inclusivo, e quindi non solo l'ambito del piccolo progettino, piccolo grande progetto di montagna terapia, ma il fatto di riuscire a inserire positivamente queste persone all'interno della vita dell'associazione. Su questo abbiamo fatto alcuni passi, alcuni anche importanti. Però devo dire che non siamo riusciti ancora a dare continuità e a strutturare questo passaggio. Ancora tempo, il progetto avanti sta funzionando bene. Il tempo c'è. E cosa ha dato a voi del CAI questo progetto? Vi ha insegnato qualcosa? C'è qualche aneddoto che anche lei vuole raccontare dal suo punto di vista degli operatori del CAI che hanno partecipato a questo progetto? Ma cosa ci ha dato? Innanzitutto... una frase che spesso ricorre è che sicuramente ha dato più a noi di quanto noi non siamo riusciti a dare ai pazienti, e comunque insomma c'è stato sicuramente un rapporto dialettico. Devo dire che innanzitutto ci ha fatto scoprire dentro di noi delle attitudini, delle capacità e delle sensibilità che magari noi non conoscevamo, che però le abbiamo riconosciute nel momento in cui ci specchiavamo nel paziente, perché questi ragazzi, questi giovani adulti hanno molte volte una capacità intuitiva, un'attenzione sulle piccole cose che magari noi non abbiamo, e questa è stata una grande scoperta. Un nuovo modo di vivere il gruppo, con una maggiore attenzione sul percorso attraverso la montagna, senza mai perdere di vista l'obiettivo, la meta, ma ovviamente dovendo vivere questa esperienza con questi ragazzi, era molto più forte l'attenzione sulle piccole cose che sul ruscello, sul fiore, sul cespuglio, sulla pianta. E devo dire che l'altro aspetto che secondo me ci siamo portati a casa è un potenziamento delle nostre capacità di relazione. Anche grazie agli interventi formativi fatti dall'azienda sanitaria, però ovviamente certi modi stereotipati di vivere l'avventura in montagna ripetitivi con l'amico, col compagno, col piccolo gruppo, in questa dimensione diventavano amplificati e trasformati. Adesso so che Donatella deve fare un dono a Ettore Brianti. Ah, gliel'ha già dato, sono rimasto indietro. Vuoi dire cosa? No, gli ho dato appunto il libro che abbiamo fatto con i nostri pazienti durante il lockdown, ma perché è stato proprio anche quella una scommessa di dare questa idea che appunto anche in un periodo così brutto e faticoso può nascere comunque qualcosa di bello.
e questo ci ha tenuto molto uniti, insomma anche con i pazienti sono venute fuori anche risorse insperate. E, no, ne approfitto solo invece per aggiungere, se posso, che questa rete di montagna terapia che c'è in tutta Italia ogni due anni organizza un convegno nazionale e noi avremmo dovuto ospitarlo l'anno scorso a Parma, per ovvie ragioni non l'abbiamo potuto fare, lo faremo quest'anno, quindi a ottobre, dall'11 al 16 ottobre a Parma si terrà. Però mi ha detto che lo fate sul Barigazzo, perché sarebbe sensato. O qua, sul Monte Santa Cristina. Ma guarda, dopo una bella camminata. Di fare dei collegamenti dall'esterno, sarà in doppia forma. Sarà in doppia veste, un po' online, se potremo qualcosa in presenza, però è un momento importante perché insomma chiama gente comunque da tutta Italia su questa tematica. Ettore, da dove è nato questo progetto, visto che... Ma il progetto è nato dal basso davvero, nel senso buono, perché sono stato un gruppo di psichiatri, cito Marzullo, Morio, ma tantissimi, sì. Qualcheduna, Pietro Pellegrini, Donatella. È proprio stato un progetto che è nato da un embrione di clinici, di operatori della salute mentale, che abbiamo sposato con entusiasmo subito. E davvero tutti all'inizio abbiamo avuto qualche così timore, ma ci abbiamo creduto molto. Io ho cercato di uscire anche con loro, poi purtroppo il tempo è quello che è. Mi ricordo benissimo un'uscita sul Marmagna, una delle prime. Me la ricordo ancora e ce l'ho e la cito spesso quando si parla proprio di attività eccetera, perché è stata davvero, eravamo all'inizio proprio, sì. Quindi sì. È stato un momento estremamente bello dal punto di vista emotivo, ma anche dal punto di vista, secondo me, di come poi ha gettato un po' le basi per fare un'evoluzione e ci ha portato davvero a dei risultati incredibili, grazie a loro, incredibili. E penso che ci stiamo posizionando a livello nazionale come una delle realtà più importanti, anche se siamo partiti un po' più tardi rispetto ad altre realtà della montagna. Oltre al progetto Montagna Terapia, in che modo la montagna e l'Appennino genera salute e benessere dal suo punto di vista? L'avete detto in tanti, la montagna genera benessere perché tu entri e devi entrarci anche con la testa, secondo me, nella montagna, passeggiare, muoversi, sviluppa la capacità cognitiva, ti concentri, scarichi anche le tensioni che tu hai, accumuli in un ambiente che è un ambiente naturale, un ambiente che è rimasto ancora intatto, dove hai la bellezza e quindi accomuni la tua capacità del recupero psicofisico vivendo in un ambiente contaminato. È chiaro che va fatto con attenzione, può dare dei grossi risultati anche nella prevenzione, se pensiamo all'attività fisica per quel che riguarda i sani, ma anche per le patologie. Quindi l'attività fisica ormai è diventata una medicina, tra virgolette, viene prescritta su quella che è la tua patologia, su quelli che sono i tuoi parametri così di vita, sul tuo fisico. E quindi questo, come diceva anche il sindaco, può dare una potenzialità enorme. Qui poi abbiamo sviluppato, oltre che il percorso culturale, c'è il campo sportivo, l'abbiamo messo in piedi come attività anche di ritiro di squadre piccole ma importanti e che trovano davvero un ambiente di questo tipo, ancora una dimensione giusta per poter sviluppare quello che è un po' un proprio sviluppo anche di vita e di cultura personale. Adesso passiamo rapidamente alla pagina Covid, poi dopo passiamo la parola ad altri. Come sono stati i mesi del 2020 più brutti di febbraio, marzo, aprile all'Ospedale Maggiore? L'Ospedale Maggiore e tutto il sistema provinciale davvero sono stati dei mesi che ci hanno profondamente segnato tutti quanti dal punto di vista organizzativo, umano, e ce lo portiamo ancora dentro. Il Covid non è ancora passato. Però quei mesi lì, poi Giovanni nel suo diario ce le ha testimoniati, sono stati mesi durissimi, perché siamo con un virus che ha messo in ginocchio tutto il mondo e correva estremamente veloce. E noi non eravamo abituati ancora a rincorrere situazioni cliniche così pesanti, perché poi parliamo di oltre 1.400, quasi 1.500 morti, parliamo di più di 34.000 contagiati in una provincia di Parma, le immagini che ci arrivavano da Brescia, Bergamo, quello che arrivava da Codogno,
e quindi abbiamo fatto di tutto e devo dire che è stato proprio un gioco di squadra dove tutti gli operatori, io parlo dell'ospedale di Parma ma di tutta la provincia, hanno fatto squadra davvero. Siamo arrivati ad avere ricoverati oltre 800 persone dentro l'ospedale maggiore, riconvertendo le chirurgie, le sale operatorie in rianimazione. Quindi tutti quanti hanno tolto la propria specialità, l'hanno messo a servizio di tutto il sistema, che voleva dire solo Covid, però abbiamo anche mantenuto in essere quella che è la cura delle patologie no Covid, gli infarti, gli ictus, gli interventi di neurochirurgia, le patologie oncologiche, perché non possiamo mica dimenticarci di chi non aveva Covid però aveva patologie complesse come quelle tumorali. Quindi gli interventi chirurgici, abbiamo suddiviso tutta l'area delle chirurgie in Covid e non Covid, e quindi è stato un lavoro organizzativo incredibile. Quando pensa e come pensa e se ce ne libereremo, cosa? Bella domanda, per liberarcene siamo di fronte alla Chiesa, secondo me. Sì, no, liberarcene la via è il vaccino. Cioè, quindi bisogna mettersi in testa davvero, al di là di quella che è una scelta sua, che è un discorso molto molto difficile e lungo. Oggi per liberarsi bisogna vaccinarsi e poi rispettare sempre quelle che sono le misure che conosciamo. L'anno scorso in questo periodo avevamo 2-3 ricoverati di terapia intensiva, erano vuote. Oggi abbiamo fino a 10 giorni fa una cinquantina di persone ricoverate al Barbieri, non abbiamo mai chiuso. In più l'ospedale di Parma è rimasto Covid provinciale, quindi facciamo riferimento di tutta la provincia, non solo, e abbiamo 5 pazienti ancora in terapia intensiva e altri 7 in terapia subintensiva Covid, oltre che le pneumologie. E purtroppo quello che vediamo oggi sono 90,9% persone non vaccinate. Quindi arriviamo al punto che qualcheduno, prima di essere intubato, passatemi il termine, ci chiede, mi raccomando, sedatemi, mi addormentate, però guai a voi, tra virgolette, se mi vaccinate. Anche perché non servirebbe più niente il vaccino. No, infatti l'hai già preso. Quindi, ci sono vista, già vaccinati, se ne escono, sono vaccinati. Però ecco, questa è la situazione dove noi ci stiamo muovendo ad oggi. È una situazione che non è passata, avremo ancora dei mesi su cui dovremo impegnarci. Sere d'estate in Appennino. Il Ghiotto, da 40 anni nella ristorazione, a Viazzano e a Fornovo. Cibi freschi e genuini, soluzioni personali per scuole e somministrazioni in azienda. Pasti di altissima qualità con prezzi da mensa. Il Ghiotto, quartiere artigianale a Fornovo Taro in via di Vittorio 48 e a Viazzano ai piani di riva 8. Valfer, elettromeccanica, automazione e impianti elettrici. A Parma, Lemignano di Collecchio, strada privata del commercio 13. Oltre 30 anni di attività nel settore dell'impiantistica e automazione industriale. Progettazioni, costruzione di linee con gli standard tecnologici e di sicurezza più aggiornati. In Italia e nel mondo, con personale altamente qualificato. Valfer, a Lemignano di Collecchio, strada privata del commercio 13. Mora Noleggi, via Grandi 3 a Fornovo. Movimento terra, piattaforme aeree, autocarri, apparecchi di sollevamento. Da oltre 20 anni al servizio dei clienti. 24 ore su 24. Con qualità, serietà e professionalità. www.moranoleggi.com. Sgombero neve, escavazioni verde. Mora Noleggi, via Grandi 3 a Fornovo Taro. Sere d'estate in Appennino. Rieccoci di nuovo, siamo con Giovanni Capece, che è stato coordinatore provinciale ANPAS
L'ANPAS è l'Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze, lo è stato per più di 20 anni e lo è stato anche nello scorso periodo del 2020, quando le Croce Rosse erano davvero in grande difficoltà. Giovanni, volontari di assistenza pubblica e Croce Rossa spesso sono l'unico baluardo dell'emergenza territoriale per decine di chilometri nei territori appenninici. Quindi hanno ben chiaro quali siano le criticità delle emergenze territoriali. Quali sono queste criticità? Intanto chiariamo, sono il baluardo che le aziende sanitarie hanno sul territorio, cioè nel senso che le associazioni di pubblica assistenza e Croce Rossa, che a Parma hanno questa caratteristica, rappresentano sul territorio le uniche presenze di mezzi di soccorso territoriale, diversamente da il resto d'Italia, però lo fanno con un accordo storico strutturato con le aziende sanitarie che, partendo dalla ricchezza della presenza di volontari nella nostra provincia e in questi territori, perché va sottolineato che in ognuno di questi comuni, Pellegrino, Bore, Varsi, Bardi, c'è un'assistenza pubblica che opera con le difficoltà che si porta dietro un'associazione che magari è nata 30 anni fa con l'entusiasmo della gioventù di allora, che paga lo scotto della riduzione della presenza delle persone sul territorio, ma che continua ad essere un presidio significativo. Un presidio che, come ho detto e lo voglio sottolineare, è strutturato e organizzato con le aziende sanitarie. E qual è stato il ruolo di assistenza pubblica e Croce Rossa nella battaglia contro il Covid? Ma questa ricchezza di volontari ci ha consentito, rispetto agli altri territori, di essere più tempestivi sugli interventi di emergenza. Credo che noi possiamo capire cosa è successo a Parma se partiamo da un dato. Parma è la sesta città, la sesta provincia, come livello di impatto di mortalità nel marzo dell'anno scorso. E quelle che vengono dopo hanno un crollo percentuale di mortalità. Io faccio un esempio. Sono termini poco belli da citare, però nel marzo del 2020 la mortalità in Italia è aumentata del 50%, del 42%. Il 42% però si è sfogato in circa principalmente in 10 province, e di queste 10 province Parma era la sesta. A novembre, che è l'altro picco che c'è stato, a novembre del 2020 la mortalità sull'intero territorio nazionale è stato del 50%, per cui maggiore rispetto al primo picco, con la differenza che si è diffusa su tutta Italia. Allora, se noi non abbiamo la percezione di quello che è veramente capitato a noi e che gli altri non capivano, perché guardate che a Reggio Emilia, nella provincia di Reggio Emilia, a marzo, ha avuto un terzo della mortalità che ha avuto Parma, cioè c'è Lenza che ci divide, era un altro mondo. Modena al 30%, per cui andiamo in un contesto nel quale era difficile fare capire, Ettore lo sa bene, perché andava a Bologna a ragionare, a fare capire cosa stava succedendo da noi, e a Piacenza, dove invece il dato era ulteriormente aumentato, no? Allora, qual è la differenza che ha fatto sì che non ci fossero, come avevamo le immagini di Brescia, di Cremona, di Bergamo, le file delle ambulanze fuori dal pronto soccorso? E le persone che chiedevano a casa di essere soccorse e che vivevano una condizione reale di abbandono, perché era impossibile soccorrere. Il fatto che abbiamo avuto una rete di volontariato encomiabile, strutturata e forte. In provincia di Parma ci sono più di 100 ambulanze che possono essere messe a disposizione per fare l'emergenza territoriale. Fanno dell'altro, ma se serve. E ci sono 8.000 volontari che consentono a questi mezzi di andare, perché una volta quando hai mezzi poi hai bisogno delle persone che li fanno andare. La nostra ricchezza è quella di aver potuto mettere a disposizione mezzi e persone. Altri territori che non hanno fatto mai la scelta di dedicare e di gestire con il volontariato l'emergenza si sono trovate senza persone, le ambulanze ferme perché non c'erano le persone che potevano utilizzarle, o perché malate, o perché... cioè, e poi con un sistema che le metteva in file, portava le ambulanze a sostare 4, 5, 6 ore davanti agli ospedali. Un passaggio che Ettore non dice, perché ovviamente ne è protagonista e chi si loda si imbroda, no? Si dice che io credo che l'ospedale di Parma abbia drasticamente ridotti i tempi di permanenza in pronto soccorso dei pazienti nel periodo del Covid.
cioè in ospedale di Parma non c'è mai stata un'ambulanza ferma. Si è riusciti a creare una logistica tale per cui i tempi di gestione del paziente all'ingresso del pronto soccorso, che guardate è un passaggio complesso perché rispetto all'impegno che noi abbiamo messo per soccorrere le persone a casa, voi non immaginate l'impegno che le associazioni ci hanno messo per svuotare i reparti, per liberare i posti alle 900 persone che diceva Ettore. Cioè il nostro mondo, d'intesa con l'organizzazione della direzione sanitaria degli ospedali, in una notte ha svuotato dei reparti. 50 ambulanze che di notte portavano via dei pazienti non Covid per liberare i posti per i Covid, per fare in modo che non ci fosse il blocco al pronto soccorso e che la cinghia di trasmissione continuasse a funzionare. Per cui una capacità di mettere in relazione un sistema che paradossalmente da un certo punto di vista ha dato l'impressione che non succedesse niente, ma che in realtà ci ha consentito di riorganizzare con atti di capacità organizzativa, anche di coraggio di scelta, di ribaltare l'organizzazione per rendere fluente il flusso dei soccorsi. Però noi questa percezione la cogliamo solamente se guardiamo quel dato là. Cioè, siamo stati la sesta provincia d'Italia che ha subito la prima botta del Covid. E non abbiamo, come detto, visto le scene che abbiamo visto su altre immagini soltanto perché il sistema ha funzionato, soltanto perché abbiamo messo in pista tutti i volontari a cui va un riconoscimento encomiabile, tutti i mezzi che avevamo, una struttura che veramente è stata in grado di dare una risposta. Per cui da questo punto di vista è credo un'osservazione che va fatta, perché se non colleghiamo i due passaggi non funziona. E allora, come io ho scritto nella copertina finale del libro, che alla fine è la storia di quello che abbiamo vissuto, che nessuno abbia mai a dire o chiamate, mi hanno lasciato solo, è quello che ci siamo dati come obiettivo. E noi abbiamo analizzato, sul libro ne parleremo poi dopo, sì, con Paolo. L'ultimo dato, perché noi abbiamo analizzato, l'ho fatto io perché avevo tutta la reportistica, la persona che ha avuto il soccorso nei tempi più lunghi dopo che ha chiesto l'attivazione del 118 è stata una persona che è stata soccorsa da un mezzo di soccorso avanzato dopo 72 minuti dalla chiamata, ma era alle 3 di notte a Codorso di Santa Maria del Taro. Chissà dov'è Codorso di Santa Maria del Taro con un mezzo che partiva da Borgotaro, capisce qual è stata la qualità e i tempi, quando vedevamo immagini di persone che aspettavano 4, 5, 6 ore. La persona che ha avuto, io ho i dati delle assistenze pubbliche, ma mi risulta che un soccorso della Croce Rossa ha avuto 5 minuti più tardi, non so in quale età, però quello più lungo, quello della Croce Rossa, ma il più lungo delle assistenze pubbliche è stato questo a Codorso. Un applauso a lui e a tutti i volontari di assistenza pubblica di Croce Rossa e anche ai medici e sanitari dell'ospedale che hanno fatto un miracolo, da quello che sembra di aver capito, al limite della commozione per tutto ciò che hanno fatto e che hanno vissuto in questo periodo, sia i sanitari delle ambulanze che in ospedale, e il lavoro che hanno fatto. Davvero grazie per tutto quello che hanno fatto. Adesso andiamo a cose un po' più piacevoli. Parliamo di benessere non legato alla sanità, ma di benessere in genere. L'Appennino, abbiamo visto, genera benessere, abbiamo visto con Montagna Terapia, e noi abbiamo oggi Stefania Vecchiarelli, che da quasi 20 anni ha abbandonato Roma per scegliere la vita in Appennino. Stefania, perché questa scelta? Allora, buonasera a tutti. Ho fatto questa scelta per la qualità della vita, completamente diversa, lo potete capire, da Roma. Qui io vivo a Bardi. E dunque, a Roma era una vita veramente stressante, mi occupavo di tutt'altro. Lavoravo per delle assicurazioni e per delle finanziarie, per cui passavo tanto del mio tempo stressandomi, cercando di raggiungere un posto all'altro. Oggi finalmente qui sull'Appennino, anche se vivo a Bardi, per cui in una realtà piccolina dove comunque secondo me è molto vivibile, e dover andare a Parma o a Milano o raggiungere comunque altri posti nel silenzio, senza traffico. Sì, è vero, 60 chilometri, ma 60 chilometri in mezzo alla natura. E questo mi ha dato una dimensione diversa della mia vita,
alla quale non rinuncerò mai, per cui torno volentieri a Roma perché ci sono comunque i miei affetti, ma qui ho trovato la mia dimensione. Ho sempre amato la natura, per cui fin da bambina chiedevo ai miei di portarmi allo zoo a vedere gli animali. Ora non c'è più bisogno perché li vedo così, tranquillamente nel mio campo, vedo caprioli, lepri, cinghiali, gufi, ultimamente delle rondini meravigliose che nel laghettino biologico che abbiamo costruito vengono lì e fanno festa, si bagnano. Bisogna avere occhi per guardare queste cose, bisogna avere la sensibilità chiaramente per apprezzarle. Certo, mia sorella ad esempio mi disse: oddio, da Salso venendo tutte le curve, ma sei sicura, ma tu vuoi proprio vivere qui, ma sei isolata? No, io vivo benissimo qui e non tornerei più a Roma, lo ribadisco. E in tutto questo, Stefania, lei però è anche insegnante della Federazione Italiana Yoga. Che c'è zecca? Cos'è lo yoga e cosa c'entra con l'Appennino? Che legame c'è? C'entra molto perché allora, lo yoga è un'antica disciplina indiana. Yoga in sanscrito significa congiunzione, unione, per cui è un unire il corpo, la mente e lo spirito. E qui c'è il benessere, per cui trovare un'armonia, un equilibrio. Come lo troviamo? Lo troviamo attraverso il respiro. Ahimè, con questa pandemia il respiro chiaramente ci è diventato nemico, perché mascherine, non abbiamo potuto più respirare. Però lo yoga si basa proprio su queste tecniche di respirazione che servono a rilassare la mente. Patanjali, il nostro maestro, diceva: bisogna calmare le fluttuazioni del pensiero, per cui bisogna calmare tutti questi grovigli di pensieri che noi abbiamo per trovare un equilibrio. E dove possiamo trovarlo se non nell'Appennino, in questi posti meravigliosi dove, come hanno già relazionato gli altri, dicendo un camminare lento, un proiettarsi lentamente di fronte alle cose e ai pensieri, per cui una meditazione efficace ai fini dello stress. E l'Appennino ci aiuta, perché il silenzio. Sicuramente in città sarebbe più difficile arrivare a una meditazione, mentre in Appennino, sui monti o dove viviamo, regna sovrano il silenzio, per cui riusciamo a stare bene con noi stessi e con il mondo che ci circonda. Entro un pochino nello specifico dello yoga, parlando appunto del respiro, che la respirazione yogica è una respirazione formata da tre fasi: è la respirazione diaframmatica, è la respirazione toracica e la respirazione alta clavicolare. Facendo questi respiri, almeno 5 respiri in un minuto, noi riusciamo ad ottenere un risultato vantaggioso di serenità, di benessere, perché calma la nostra mente. Non solo il respiro, ma anche attraverso le asana. Asana sono degli esercizi, sono delle posture corporee che assumiamo e sempre sono inerenti alla natura, agli animali. Ad esempio Tadasana è la montagna, e noi viviamo in montagna, per cui quando diciamo siamo ben radicati a terra, con i piedi a terra, e sentiamo sotto i nostri piedi la terra, pensiamo alla nostra montagna. E poi quest'anno ho avuto il castello. Esatto, questa opportunità bellissima, e ringrazio tantissimo Fabrizio Costa per avermi dato la possibilità
praticare lo yoga facendo conoscere anche il territorio, perché le persone che sono venute in queste quattro lezioni non erano soltanto di Bardi, anzi sono venute da Borgotaro, da Morfasso, da Fontanellato, da Parma, da Fiorenzuola, per cui hanno conosciuto attraverso lo yoga anche il nostro territorio. Chiaramente è stata una cosa eccezionale, perché è un conto farlo in uno studio, un conto fare yoga in un castello dove il panorama, le suggestioni evocative della storia, di tutto quello che c'è dietro in un castello, di tutte le vite, di tutte la storia che è passata, per cui parla. E è stato molto interessante, perché le lezioni le ho strutturate sul discorso dei quattro elementi, per cui sulla terra, sull'aria, sul fuoco e l'acqua, che è la più importante, interessante. E Morello si è lamentato? Era Morello contento con voi? È stato contento. Morello è il fantasma del castello di Bardi, contento. Per chi non lo conoscesse. È stato contento. Ha fatto yoga con voi. Ha fatto yoga con noi e è stato contento. E abbiamo fatto questo saluto a queste idee, per cui abbiamo cercato di entrare in connessione con gli elementi che appunto vi dicevo, ad esempio l'aria circolava, era tantissima, noi eravamo sotto al mastio, che è la parte più alta del castello, dove avevamo questo panorama meraviglioso della Val Noveglia, per cui immaginavamo tutto lo spazio tra la Toscana, la Liguria, la Lombardia, per cui l'aria che era sovrana, che ci accarezzava i capelli, mentre comunque il viso, mentre noi facevamo questi esercizi. Ma non solo, la terra, il diaspro rosso, per cui il castello sulla terra, e l'acqua, che poi quel giorno venne anche a piovere, ma fu interessante lo stesso, perché tutti dicevano, ma allora non lo faremo, come facciamo? No, invece è stato interessante, ma perché? Perché c'è sempre una connessione, cioè il diaspro rosso, dove fu eretto il castello, nei tempi, 156.000 anni fa, dov'era? Era nell'oceano, per cui era nell'acqua. Per cui il fuoco chiaramente è stato il discorso del sole, per cui c'erano gli esercizi del saluto al sole, e tutto è stato molto in armonia, e sono veramente contenta, perché oltre così ad aver fatto conoscere questo territorio, questo castello bellissimo, abbiamo passato dei momenti molto rilassanti, in benessere. Grazie. Marzo 2020, ultimo giorno dell'inverno, ore 7:06. Mentre mi accingo a scrivere alcune riflessioni, inizio a pensare come questi bollettini di guerra diano l'idea di essere tornati alla guerra del 15-18, una guerra combattuta in trincea dove alla fine ci si scopre ogni giorno scrivere il medesimo resoconto, come se tutto ciò che sta accadendo attorno fosse divenuto la normalità. Abbiamo tutti bisogno di buone notizie, e quando tutto attorno è buio basta una piccola luce. La speranza non è nella quantità di luce, cioè se essa è maggiore del buio, la speranza è già nel vederne un flebile cenno. Credo ci attenda un percorso ancora lungo, ma credo altresì che quella luce di fiducia e speranza che non si è mai spenta prenda sempre più vigore. 21 marzo 2020. Lo potremo dire solo tempo dopo, ma l'ultimo giorno dell'inverno per Parma è stato con 170 interventi. L'inizio della discesa. Solo il 16 marzo avevamo superato quella soglia di 2 unità. È sbocciata la nostra primavera, ma ancora non ce ne siamo avveduti. Per ora ci siamo accorti che manca l'ossigeno. Buonasera. Le campane ci hanno aiutato, in questo momento ci sostengono
con il loro suono e sempre che è un richiamo, quindi va benissimo così. Questa seconda parte della serata è stata introdotta da Daniela Bassi, che si è prestata per questa gentile lettura dello stralcio, di uno stralcio del libro 2020, La primavera di Parma, del dottor Giovanni Capece. La narrazione si presenta come una sorta di diario di bordo sulla drammatica vicenda pandemica e tragicamente racconta il dietro le quinte, la ricostruzione dell'indispensabile lavoro dei volontari impegnati a rispondere ad un'emergenza sanitaria assoluta. Lo definirei quindi un libro di resistenza, in cui il volontario può essere considerato un partigiano. Dottor Capece, si sente un po' partigiano in questa sua esperienza di vita? Ci vuole raccontare com'è nata l'idea di scrivere questo libro e se la parola primavera, che è nel titolo, vuole essere anche un messaggio subliminale di speranza? Beh, intanto la primavera è un periodo, c'è stata questa coincidenza, il fatto che l'ultimo giorno dell'inverno è stato rappresentato per noi l'inizio della fioritura, cioè della fine della fase cupa della pandemia a Parma, almeno per gli effetti di quello che era l'intervento sul territorio. Poi ricordiamoci sempre che mentre l'intervento sul territorio si esaurisce in poche ore, la battaglia vera la fanno dentro l'ospedale. Racconto della storia della mamma, della moglie di mio cugino, che ha fatto più di 100 giorni di rianimazione, per cui insomma, poi quando la storia finisce fuori, dentro il chiuso dei reparti ospedalieri, la battaglia continua. Ma io non sono io il partigiano, io credo che questa resistenza l'abbiano fatto tanto i volontari. Io nel mio libro ringrazio indistintamente i volontari delle assistenze pubbliche, della Croce Rossa, ma anche della Protezione Civile, che ci hanno aiutato in quella fase a risolvere dei problemi che in sé possono essere banali ma che fanno la differenza. E di elementi che fanno la differenza, che sembrano banali, ce ne sono molti in questo libro. Però partigiani siamo stati tutti noi che abbiamo vissuto questa battaglia, anche chi l'ha fatto nella famiglia, chi ha cercato di dare una mano come poteva. Abbiamo vissuto in qualche modo il secolo dopo la nostra prima guerra mondiale. Siamo stati in trincea chiusi in casa. Per chi doveva stare in casa e ha fatto il suo dovere stando in casa, è stato in trincea chi era nei reparti ospedalieri, è stato in trincea chi era sulle ambulanze che spostava le persone. È stato un momento strano. Io ho delle immagini, avendo avuto, prendetela, la fortuna di girare tutti i giorni. E dico fortuna in una situazione, perché la sfortuna è stata di tutti, per cui non è che... Però avevo la possibilità di muovermi e vedevo un mondo che chi era chiuso in casa non immaginava ci fosse. C'è una città trasformata, di mani dinamiche cose. Veramente uno stato d'assedio nel quale ognuno in quella fase ha fatto la sua parte. Forse, uso lo spunto di Ettore prima, forse non la sta facendo chi non capisce quanto è importante il vaccino oggi, da questo punto di vista. Perché fa la differenza per sé ma anche per gli altri, per rendere più facile il lavoro agli altri. Però insomma, partigiano come tutti quelli che l'hanno combattuta questa battaglia. Bene, bene. Il ruolo dei volontari quindi è stato determinante, come ci ha raccontato, nella gestione dell'emergenza sanitaria. Ci vuole raccontare un aneddoto? Se si sente, ma non so, qualcosa allora, di particolare allora, che è successo, è stata, non so, è stata una fase emozionale molto particolare, ognuno ha fatto la sua parte. Chi ha capito che a volte la soluzione era nel piccolo gesto, non necessariamente nel gesto eclatante, ma nel fare funzionare la macchina come andava. Vedete, noi abbiamo sempre avuto un po' una sorta di egoismo tra associazioni, ognuno c'ha il suo territorio, fa il servizio nel suo territorio, nel territorio degli altri, il problema dell'altra associazione. Beh, la mobilità che c'è stata dei nostri mezzi in quel periodo, che proprio aveva perso la dimensione del territorio, perché tu vedevi un'ambulanza di Fornovo a San Secondo che andava a soccorrere uno di San Secondo, trovavi, che so,
Borgotaro che arrivava a Medesano, cioè tutte immagini di... Perché? Perché il primo mezzo disponibile dove era partiva e andava a soccorrere chi c'era da soccorrere, no? Per cui non c'era più una appartenenza territoriale, perché ognuno era cittadino del mondo e doveva andare a soccorrere chi ne aveva bisogno, dove ne aveva bisogno. Perché questi sono gesti che hanno superato un egoismo che c'era, che poi probabilmente è tornato, ma che comunque in quella fase abbiamo abbandonato. Ecco, in questo concetto di territorio le volevo chiedere, o di non territorio, ecco, le volevo chiedere se c'è stata, al di là dei protocolli, una percezione differente nelle difficoltà legate alla gestione del Covid, negli enti e anche nella percezione, nella reazione delle persone. E soprattutto fra non so, le zone più centrali e le zone più periferiche, allora, oppure queste zone di montagna dove magari cioè, la lentezza della vita comunque ha aiutato diversamente nella valutazione delle scelte che erano indotte dal nostro governo. Guarda, parlando di benessere dei territori, partiamo da un dato. I territori del nostro Pennino, altrimenti al di là di tre casi puntuali che hanno una loro giustificazione, sono stati preservati, no? C'è stato un problema a Bedonia legato al carnevale, un problema a Borgotaro legato al carnevale, un problema a Santa Maria del Taro legato alla gestione della centrale elettrica, cioè c'era una persona di Lodi che andava a fare la manutenzione della centrale elettrica, ha portato il Covid a Santa Maria del Taro, no? Perché, cioè, uno va dietro le vicende, scopre tutti questi passaggi. Qui c'è stata una qualità del territorio, ma c'è stata un ruolo attivo dei medici, cioè i medici di base più che da altre parti su questo territorio hanno fatto vigilanza attiva, hanno fatto secondo me da un certo punto di vista la differenza, perché questo è sicuramente una riflessione da fare, da mettere a valore, perché si è mantenuto il rapporto tra il paziente e il curante che da molte parti si è perso. E l'assenza dei medici di base in altre parti del territorio è stata drammatica. Ci sono dei riscontri drammatici della carenza di questa cinghia di trasmissione che poteva servire a risolvere le situazioni. Questo sicuramente. Ecco, vorrei invitare Daniela per una seconda lettura e poi per un'ultima domanda. 25 marzo, ore 23:22. In una lettera di ringraziamento che indirizza al personale del 118 ed ai volontari di assistenze pubbliche e Croce Rossa, il direttore del Dipartimento Interaziendale dell'Emergenza Urgenza, dottoressa Sandra Rossi, fa anche il punto sull'organizzazione che si è data il Sistema Parma, ai presidenti il compito di divulgarla. Io ve ne propongo uno stralcio. Perdonate la mia latitanza, sono settimane di battaglia per tutti, non solo voglio dirvi grazie, ma voglio che sappiate di essere una parte indispensabile e insostituibile nella battaglia per fronteggiare la più grande e prolungata emergenza che si ricordi. L'urto che si è scaricato su tutti noi, ma su di voi in particolare, è stato violentissimo e mai avete ceduto. Non solo state facendo fronte ad un'incredibile massa di chiamate, ma spesso anche dall'interno dell'azienda vi abbiamo assillato, perché tantissima è stata ed è la pressione per trasferire o dimettere e rendere liberi letti per accogliere persone che hanno bisogno. Qualcuno di voi ha avuto anche con me una pazienza infinita, sottraendo tempo prezioso per cercare di risolvere problemi immediati ed aiutare con soluzioni ad hoc. Non lo dimenticherò mai. Dobbiamo continuare ad essere il baluardo che i nostri concittadini si aspettano che siamo. Il pilastro di questo baluardo è la nostra partecipazione individuale totale. Grazie di cuore a tutti e alle vostre famiglie che condividono con voi questo sacrificio. Vi abbraccio forte e sono sempre con voi. Sandra. Ringraziamo Daniela per questa interpretazione così suggestiva che è entrata proprio nelle parole che ha scritto il dottor Capece. Ecco, così in conclusione le chiedo cosa le rimarrà di questa esperienza che speriamo si concluda a breve, chi vorrebbe ringraziare in particolare e quale messaggio, quale riflessione vuole lasciare qui a tutti noi, ai nostri ospiti che naturalmente la ringraziano e ringraziano tutti i presenti per le attività che hanno svolto durante questo periodo pandemico. Sì, io ho avuto l'opportunità di vivere questa
esperienza e avendo trascorso questo periodo scrivendo le mie riflessioni su Facebook e poi avendo insomma una serie di comunicazioni su una chat interna di servizio, ho riscoperto, guarda, è stata una sorpresa anche per me questo lavoro, perché un amico mi aveva proposto, ma perché non facciamo dei tuoi post un diario? Poi quando c'è stata la seconda ondata, che ci hanno richiusi in casa e noi ci eravamo già organizzati e per noi non c'è stata nessuna emergenza, perché abbiamo, guardate, rispetto ai 30 mezzi aggiuntivi che abbiamo messo sistematicamente nella prima fase, noi la seconda emergenza l'abbiamo gestita aggiungendo 3 mezzi di emergenza sul territorio e basta, vuol dire che abbiamo costruito una macchina micidiale. Mi sono messo lì a rileggere tutto quello che... e ho scoperto quello che avevo vissuto, che avevo già rimosso, cioè per me era già cancellato. Allora ho trovato aneddoti, vicende, storie che avevo assolutamente abbandonato. Allora, io ho fatto volentieri questo libro perché credo che anche tra qualche anno chi vorrà prenderlo in mano e vorrà immedesimarci troverà un pezzo anche della propria storia. Cioè io credo che qui ci sia, attraverso le mie parole, la storia di migliaia di volontari e di operatori sanitari, medici, e infermieri e quant'altro che hanno vissuto questo spaccato. È chiaro, è un punto di vista, il punto di vista da chi ha guardato cosa succedeva sul territorio, perché c'è il punto di vista della direzione sanitaria dell'azienda ospedaliera. Questo è il mio. Probabilmente scopriremo che per fortuna ne è rimasta traccia, poi è tutto opinabile, tutto discutibile, però secondo me è un bel ricordo. Io quando lo leggo, quando risento quello che ho scritto, mi commuovo ancora, perché io lo scrivo e lo dico, non ho mai pianto così tanto come in quel periodo quando scrivevo i post. Scrivevo e piangevo, mi serviva per sfogare. Beh, immagino. Grazie. Io sul finale un'ultima perla. Questa è stata una serata molto interessante che ci ha fatto scoprire anche tante cose, però mi ha fatto scoprire anche l'esistenza di un altro libro, un'altra testimonianza che si è realizzata durante il lockdown, oltre a quella del dottor Capece. E in particolare parlo di questo libro che si intitola Spostare, con una S fra parentesi, come postare il lockdown, della dottoressa Donatella Rizzi, che invito un attimo perché le vorrei chiedere una curiosità. Allora, ha già parlato, prego dottoressa, venga, ha già parlato ampiamente, diciamo, del progetto Montagna Terapia, e questo libro secondo me forse anche lo illustra guardando le immagini. E naturalmente ci sono tante curiosità sulla cucina, sugli scambi di dialoghi fra le persone che interagivano con lei, però c'è una curiosità e una cosa che ci è mancata tantissimo, l'abbraccio, e il libro si conclude con l'abbracciometro. Ecco, con questa domanda vorrei un po' diciamo dare il nostro abbraccio a tutti voi per questa importante attività, e quindi lascio a lei l'ultima parola per darci questo senso di abbraccio con il suo abbracciometro. Sì, il libro è la trasposizione della chat, come ho detto prima, fatta con i pazienti durante il lockdown, e sono emerse tante cose, tra cui questa mancanza infinita dell'abbracciarsi, perché poi io sono una molto fisica, quindi li abbraccio sempre, quindi mi mancava a me, mancava a loro. E da un'idea, da un suggerimento di una persona geniale che si chiama Romina, avevamo colto questa idea, insomma, e l'abbiamo elaborata, abbiamo costruito questo attrezzo per abbracciarci a distanza quando ci siamo potuti rincontrare, non in montagna ma nei parchi cittadini. È stata una cosa che ci ha commosso molto, perché comunque insomma ci mancava proprio il contatto fisico, però abbiamo cercato di mediarlo attraverso un attrezzo che abbiamo costruito insieme ai pazienti per abbracciarci lo stesso.